Ciao! Io sono Alessandra e sono un'ostetrica. Oggi parliamo di una cosa che potrebbe sembrare molto semplice, ma che in realtà pochi conoscono molto bene. Parliamo infatti di come si mette un preservativo maschile. Primo punto importante è appunto la conservazione, quindi molto importante conservare il profilattico non nel portafogli, non in macchina, insomma, dove non abbiamo uno sbalzo termico grande oppure dei grandi traumi, al fine appunto da non andare a rovinare il preservativo. Secondo step, come aprirlo. Non dobbiamo andare a usare forbici, coltelli o qualsiasi altro oggetto appuntito. Stiamo attenti alle nostre unghie che non siano molto affilate e lo apriamo dai bordi. È molto molto facile da aprire, non servono altri oggetti, anche se non sono nella bustina, ma sono in altre confezioni, sono comunque molto intuitive da aprire. In questo modo. Una volta aperto, andiamo a estrarre il preservativo e notiamo subito che c'è un lato davanti e un lato dietro. Il lato davanti è quello dove andiamo a vedere il serbatoio. Quindi noi andremo a posizionare il preservativo in questo modo, con il serbatoio verso l'alto, in modo che si srotoli facilmente. Se lo posizioniamo al contrario, sarà difficoltoso andarlo a srotolare, quindi dobbiamo rimuoverlo e riposizionarlo. In questo caso stiamo attenti perché se noi mettiamo il preservativo al contrario, e ci accorgiamo che al contrario, alcune perdite pre-eiaculatorie potrebbero andare a posizionarsi sopra, quindi rimettendo il preservativo, diciamo, correttamente al di sopra del serbatoio abbiamo comunque delle perdite potenzialmente fertili. Quando andiamo a posizionarlo, teniamo fermo con le dita il serbatoio e andiamo a srotolare successivamente sul pene. Mi raccomando, il pene deve essere in erezione. Se durante il rapporto dovesse sfilarsi per qualsiasi motivo il preservativo, è bene buttarlo e utilizzarne uno nuovo. Una cosa molto importante è andare a srotolare il preservativo fino alla base del pene. Una volta avvenuta l'eiaculazione è molto importante togliere il preservativo velocemente. Perché? Perché il pene va a perdere l'erezione prima più lentamente e poi molto velocemente, andando a rischiare di far fuoriuscire dal bordo che sta alla base del pene, dello sperma e quindi da vanificare tutto l'utilizzo del preservativo. Quindi si estrae il pene tenendo fermo alla base il profilattico e poi, una volta che il pene è estratto, si va a rimuovere il preservativo. Si può fare un nodo per andare a bloccare appunto lo sperma, si può buttare tranquillamente nell'immondizia. Un'altra cosa che non ho detto prima è che le misure non valgono solo per quanto riguarda la lunghezza del profilattico, ma anche per quanto riguarda la larghezza, quindi l'ideale sarebbe andare a scegliere la misura più adatta a voi. Spero di esservi stata utile.